Ciao ragazzi e bentornati sul canale Mac Gabri Collections ed eccoci tornati con il nuovo appuntamento di Costruisci il modellino del Titanic, la nave, la leggenda. Allora, in questo video tutorial faremo l'unboxing del fascicolo numero 59 con la quale andremo a costruire le gru di poppa del lato sinistro. Infatti ragazzi, ecco qui tutti i componenti che abbiamo ricevuto, quindi le basi delle gru, gli agganci, i bracci e poi abbiamo trovato quattro lance con i relativi teloni. Ok, siete pronti per questo nuovo unboxing? Allora iniziamo, vai Titanic! E prima di iniziare l'unboxing, mi raccomando, lasciate un super like al modellino del Titanic e al nostro video e poi cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire innanzitutto tutto l'assemblaggio del Titanic e poi anche tutti gli altri modellini che stiamo portando sul canale. Qui in alto a destra trovate il link alla playlist del Titanic. Allora, ultimamente abbiamo pubblicato sul canale l'ultimo tutorial dedicato alla costruzione del plastico ferroviario dell'Orient Express, all'interno della quale abbiamo completato l'ultima parte della struttura stradale che sale sulla montagna. Non solo, abbiamo costruito anche il ripiano della cima dove poi andremo a posizionare il primo chalet di montagna. Mi raccomando, andatelo a rivedere. Ok, detto questo, iniziamo con il nuovo unboxing del Titanic e anche oggi è il giorno buono per fare modellismo. Procediamo! Andiamo quindi a vedere una panoramica dello stato attuale delle ponte lance che abbiamo assemblato fino ad ora. Ragazzi, guardate che spettacolo! Quindi facciamo un riassunto. Allora, la parte di sinistra è, diciamo, pressoché completata con tutti i vari dettagli e tutte le gru, tutte le lance, sia sul lato destro che sul lato sinistro. Troviamo poi i quattro fumaioli assemblati con le relative basi, guardate che spettacolo! E in questo video tutorial andremo a montare, diciamo, sul lato sinistro le gru sulla parte finale del ponte. Comunque questa è la parte che abbiamo assemblato nell'ultimo tutorial, ossia abbiamo ricevuto diciamo l'edificio della sala fumatori di prima classe che ci ha permesso poi di posizionare il quarto fumaiolo in sede. E non solo, avevamo completato anche la stesura della pellicola in legno sia sulla sala fumatori che sull'ultima sezione del ponte. Guardate che bello, cioè veramente fantastico. E finalmente andiamo a montare i primi dettagli anche su questo lato del modellino. Procediamo. Andiamo quindi a vedere il fascicolo numero 59 del Titanic, opera distribuita in edicola dalla Schett per collezionisti e per modellisti. Facciamo una panoramica dei componenti del prossimo numero. Riceveremo l'ingresso di seconda classe, tavolato in legno, poi alcuni aeratori, panchine e poi la cabina motore ascensore, paratia e il motore aeratore B. Eccoli qui ragazzi. Allora, si continua con il fascicolo Giganti dei Mari. Come sapete, tante cose interessanti da leggere del periodo. Ed eccoci arrivati alle fasi di assemblaggio, quindi le lance e gru di poppa del lato sinistro. Allora, sostanzialmente andremo ad eseguire le stesse fasi di assemblaggio che abbiamo già fatto, la parte anteriore del ponte lance. Andremo a montare questi dettagli degli aeratori e poi cominceremo a fissare tutte le strutture delle gru qui sul lato sinistro. E praticamente questo sarà il risultato finale al termine di questa fase di assemblaggio, in cui andremo a posizionare le gru e quindi cominceremo a vedere anche come si presenta questo lato del modellino allestito. Ok, iniziamo. Allora, in questa prima parte di assemblaggio andremo a completare le quattro lance che abbiamo ricevuto con i ganci e i relativi teloni. Quindi non facciamo altro che andare a montare qui ad incastro
il relativo telone, si presenta in questo modo. Dopodiché all'interno di questi fori andiamo a fissare i ganci che abbiamo ricevuto, quindi li posizioniamo diciamo a pressione. Ed ecco fatto. Adesso andiamo ad eseguire la stessa operazione con le altre tre lance. Ed ecco come si presentano le quattro lance complete dei ganci e dei teloni. Ok, proseguiamo con le altre fasi di assemblaggio. Andiamo ora ad assemblare le gru che abbiamo ricevuto. Allora, in questa prima fase ne andremo a realizzare tre identiche utilizzando questa base. Infatti mi raccomando, fate attenzione, osservate attentamente le illustrazioni del fascicolo per riconoscere correttamente le basi e i relativi ganci che adesso andiamo ad incollare su queste basi. Quindi prendiamo questa tipologia di base e la orientiamo in questo modo, ossia con questo perno alla nostra sinistra. Adesso recuperiamo il primo braccetto, che è quello con i due perni in verticale. Allora, proprio questo braccetto lo andremo a incollare in corrispondenza di questi due fori frontali, esattamente in questo modo. Dopodiché andiamo a recuperare l'altro braccetto, ossia quello con i due fori diciamo posti agli angoli, e lo andiamo a incollare nella parte posteriore. Quindi la prima gru che andremo a realizzare sarà così composta. Quindi adesso andiamo a mettere la colla ciano acrilica e andiamo a realizzare tre gru identiche a questa. Ed ecco come si presenta la prima tipologia di gru assemblata, quindi ne abbiamo preparate tre identiche. Ok, adesso andiamo ad assemblare le altre due. Ed ecco la seconda tipologia di base che abbiamo ricevuto, ne assembleremo due identiche con un singolo braccio. Allora, l'unica differenza diciamo molto importante è che ne andremo a assemblare una con questo perno rivolto verso sinistra, mentre l'altra gru l'andremo ad assemblare con il perno rivolto verso destra. Perché? Perché queste due gru si troveranno ai due lati della fine della serie e quindi devono essere diciamo simmetriche. Quindi la prima sarà realizzata in questo modo. Mentre la seconda andremo a ruotare la base, quindi con il perno rivolto verso destra e la gru posizionata qui frontale. Ok, quando siamo sicuri procediamo ad incollarle. Ed ecco pronte le altre due gru. A questo punto recuperiamo il ponte del Titanic e andiamo a incollare tutti i nuovi dettagli. Andiamo ora ad assemblare gli areatori in corrispondenza della sezione centrale del ponte, proprio vicino al grande scalone. Quindi il primo areatore di questa tipologia lo andiamo a posizionare su questi due fori all'angolo, magari aiutiamoci con delle pinzette. Ovviamente l'ordine, l'orientamento guidato dai due perni, quindi è impossibile montarlo in maniera sbagliata. Quindi se necessario andiamo a utilizzare la colla ciano acrilica. Poi in corrispondenza degli altri due fori che troviamo su questo lato andiamo a montare quest'altra tipologia di areatore. Attenzione perché ne abbiamo ricevuto uno simile, quindi andiamo a riconoscerli correttamente guardando le illustrazioni del fascicolo. Ed ecco qui, anche qui abbiamo montato questi dettagli. Adesso l'altro areatore che abbiamo ricevuto lo andiamo a montare sul lato opposto. E così è come si presenta questa parte centrale del ponte del Titanic con questi nuovi dettagli che abbiamo montato. Ok, adesso ci spostiamo a lavorare sulla parte di destra e andiamo a fissare le nuove gru. Iniziamo subito con la gru più esterna. Allora vi ricordo che questo perno deve essere rivolto verso l'interno. Quindi la prima andrà montata esattamente in questo posto. Dopodiché iniziamo con le gru che hanno il doppio gancio, quindi sempre orientate con questo perno verso l'interno. Ovviamente ragazzi, dopo andiamo a fissare il tutto con colla ciano acrilica.
Andiamo quindi a posizionare la seconda gru, la terza ed infine l'ultima col braccio singolo, ovviamente perno rivolto verso l'interno. Ed ecco fatto. Adesso andiamo a posizionare temporaneamente le lance e vediamo il risultato finale. Ed ecco come si presentano le gru di poppa del lato sinistro. E questa invece è una panoramica del ponte completo anche delle lance. Quindi il lato sinistro è stato completato, guardate che bello. Anche qui abbiamo aggiunto i primi dettagli. A questo punto facciamoci una panoramica completa di tutto il modellino. Guardate che bello ragazzi, anche qui abbiamo aggiunto i primi dettagli, guardate che spettacolo. Allora, siamo arrivati al termine di questo video tutorial, mi raccomando lasciate un like e soprattutto cliccate qui in basso a destra per iscrivervi al canale Mac Gabri Collections per seguire insieme a noi tutte le prossime fasi di assemblaggio. Allora io vi lascio con questa panoramica e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!